è venuta a trovarci la bellissima Loredana Lecciso. Di più, di più! Che tanto tempo che mancavi dalla TV! Ciao Lori! Che piacere averti qui in piazza! Siamo veramente molto felici, tu sai che io ti adoro. Buongiorno a tutti, cara mia. Sei io adoro te. Sei vestita di rosso anche tu, un piccolo cenno a questa giornata. E dai, giornata sì, a almeno, casa. Almeno a livello cromatico, dai. Il mio San Valentino è qui insieme a voi ed è insieme a noi, quindi questo cosa vuol dire? Che non lo festeggerai? Perché noi naturalmente non possiamo esimerci dal parlare della tua storia d'amore con Albano. Chiaramente parliamo di amore. Albano è all'estero, ma gli mandiamo un grande saluto. Lui saluta te, saluta Tiberio e saluta il vostro grande regista. Ha detto: mi raccomando, salutami tutti, salutami il mio caro amico Michele. E ricambio. È un grande lavoratore, sempre super impegnato. Ma ti va di fare un po' un tuffo nel passato? Come dicevo, da un po' che non ti vediamo negli schermi. Se ci ricordi se il vostro amore è nato come un colpo di fulmine o una cosa che è andata piano piano? Beh, è stato abbastanza immediato, abbastanza immediato, quindi quasi un colpo di fulmine. Quasi un colpo. A ciel sereno, era tutto serenissimo, era tutto molto accompagnando tranquillo. I bambini a scuola, certo. Poi abbastanza da un genitori, classico, sì, succede. Déjà vu. Tu sei bella, bionda, giovane, diciamo che l'inizio della vostra storia d'amore ti prego. Era accompagnata da molti pregiudizi. Volevo sapere se tu ne hai sofferto poi all'epoca. Allora, all'inizio no, perché ero talmente carica di entusiasmo che non mi hanno... Cioè, era come indossassi un impermeabile e tutto mi scivolava. Col tempo forse li ho un po' pagati, col tempo, perché poi alla lunga sono quelle cose un po' fastidiose che alla lunga poi fanno male, però ho imparato a conviverci, ho imparato a prendere le distanze dai luoghi comuni e ho imparato a vivere la mia vita con molta naturalezza. E leggerezza anche. Perché normalità, più che leggerezza normalità. La leggerezza ad avercela, ma sì, ogni tanto anche sì, però la vita purtroppo non sempre si ha l'opportunità di vivere tutto con grande leggerezza, però si può alleggerire molto. Però sono i fatti quelli che contano, perché voi avete creato una bellissima storia d'amore, una famiglia. Tu sei mamma di Yasmin, di Albano Junior, detto Bido, e hai anche un'altra figlia di un precedente matrimonio. Sì, Brigitta. E con l'occasione vorremmo mostrare delle immagini proprio in cui vediamo Albano e Yasmin cantare a The Voice Senior nel 2020. Dai, che bello. E le fiamme di chi sa aspettare tra le pagine di queste strade, quando tutto si tramuta in nero, sei la cosa più bella che ho. Le distanze non vuoi colmare, una foto è quello che rimane, e la pioggia sotto questo cielo, tu sei la cosa più bella che ho, tu sei la cosa più bella che ho. Ma tu sei contenta che tua figlia stia provando un po' a instradarsi nel mondo dello spettacolo? Allora, devo dire, intanto questo brano mi emoziona e l'ultima frase, grazie per questo RVM, è bellissimo, l'ultima frase, sì, la cosa più bella che ho, veramente mi sono venuti i brividi, perché era vedere il loro rapporto emozionante, molto, è molto molto bello, e quindi quel brano sintetizzava quello che è il loro fortissimo rapporto. C'è un amore tra Albano e Yasmin che è immenso, e io a volte mi metto lì da spettatrice in un angolo e li ammiro e mi nutro del loro amore. Adesso abbiamo visto Yasmin, come ho detto tu sei mamma di altri due figli che li hai avuti giovanissima, ma che mamma sei? Allora, mia figlia la maggiore ha 30 anni, no. Adesso sì, è anche sposata. Sembrate sorelle, diciamoci la verità, quando ci vuole ci vuole. Devo dire che con lei mi sono posta in un modo differente sicuramente che non con gli ultimi due. Allora, invecchiando sto diventando più apprensiva. Invecchiando, sì. Non si dice, devo che dire, brutta parola. Purtroppo
è un fenomeno naturale, ma ti posso dire che veramente più apprensiva, forse più consapevole della vita, dei rischi. Purtroppo non è semplicissima la nostra società, la nostra però diciamoci realtà. La verità, però tu sei anche una bella giocherellona, perché quella noi sì. Ti seguiamo sui social e ti diverti a postare dei filmati in cui coinvolgi anche Albano, che si presta, guardiamo un po', poi le commentiamo. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Mastique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Comunque, allora, ti devo diverti dire, con Albano. Allora, mi diverto. Devo essere molto sincera, sono io a coinvolgerlo in quei TikTok che lui è per nulla, è a social, nel senso è per nulla social, però si presta perché comunque è un generoso, sa che a me diverto, no? Ed è, non si sottrae mai, se può fare felice una persona la fa in maniera... questo è una cosa che di lui apprezzo tanto, lui sa darsi e sa fare a volte delle cose che magari non sono nelle sue corde, che però poi in un secondo momento lo divertono. Sì, infatti, si è parlato moltissimo della vostra storia d'amore, possiamo dire che sono state scritte proprio fiumi di parole, però a differenza dell'inizio della vostra storia c'è molta più discrezione, un po' anche a proteggere il vostro amore. Ci hai fatto capire che le cose vanno bene, però esattamente come stanno le cose fra di voi? Allora, le cose vivono una semplicissima normalità. Una normalità, io e Albano litighiamo tantissimo, facciamo... È un rapporto, infatti spesso mi dicono, ah però tu con Albano alla fine, a dispetto dei luoghi comuni di cui facevamo cenno, siete insieme da 23 anni, quasi 24 anni, qual è il segreto? Non esiste alcun segreto, è una sana normalità, noi litighiamo, facciamo pace, viviamo la vita in maniera... Viviamo il quotidiano in maniera proprio serena, tranquilla, come la maggior parte delle coppie, come tutte le coppie. Alti e bassi, però ci sono stati dei momenti che vi siete anche allontanati, sinceramente. Beh, però, allora, c'è stata sempre una differenza tra la realtà mediatica e quella vera, la vita vera. La vita vera non si è mai discostata molto dalla scelta, dal percorso intrapreso in comune. Quella mediatica era un po' più tormentata, però tu mi insegni che a volte, e non sto dicendo che quella mediatica c'è sempre il gioco delle parti, non mi sto assolutamente sottraendo, però a volte viene, gioco forza, viene un po' più enfatizzata, vengono più enfatizzate alcune situazioni e magari la realtà è un po' meno rispetto, è molto più normale di quello che in quel momento può apparire. Avete mai parlato di matrimonio? Di matrimonio? In passato sì, assolutamente sì. C'è stato un momento della nostra vita in cui lo avevamo anche preso in seria considerazione, era stata un'idea di Albano, poi è saltata per vicissitudini, per equilibri familiari. E ti dirò, per me è anche più importante essere ancora insieme a lui dopo 23 anni, nonostante non ci sia un qualcosa di giuridico. Non ci sia, alla fine il matrimonio è anche una sorta di accordo giuridico comunque. Esatto, non è necessario. Non è tanto necessario. Entrambi siete stati già sposati, però ricordiamo no, il fenomeno. No, però non ti nascondo che probabilmente quando mi sono incontrata con Albano, magari a 26 anni, 27, 28, lo avrei fatto. Adesso, sì, a 26 anni, sì, forse l'avrei fatto. Adesso non ne sento la necessità, stiamo bene così. È quasi scaramantica questa scelta. Stiamo talmente bene, anche perché, voglio dire, poi si è visto che il suo matrimonio si è andato come è andato, il mio pure, quindi voglio dire il nostro, noi non siamo sposati, la nostra unione sta durando, insomma, alla faccia dei luoghi comuni, 24 anni. Esatto, però io volevo ricordare il fenomeno Lecciso. C'è stato un momento che veramente scopolavi, l'audience alle stelle, naturalmente suscitavi anche tante critiche, mi ricordo soprattutto un balletto in particolare con la tua sorella gemella Raffaella e godiamocelo insieme e poi ne parliamo. What
Vogliamo rifarlo, guarda adesso il maestro ce lo mette in carica, ma rifaresti tutto quello che hai fatto in quel periodo? Assolutamente sì. Infatti ti vedevo bella soddisfatta. Mi fanno molto sorridere, mi piacciono, mi divertono. Non pensavamo sicuramente di essere né Carla Fracci né tanto meno. Era un momento... Però avete studiato danza. Sì, ma era un momento, la nostra vita, il nostro bagaglio di vita era tutt'altro. Quella era un'espressione divertente che funzionava, ha funzionato e ha funzionato anche molto bene, perché se non ricordo male gli ascolti erano visibilmente alti. Sì, l'ho detto. Sì, no, è vero, giusto. Andava benissimo. No, però per dire, era una cosa che a me divertiva. Adesso mi fa anche tenerezza guardarli. Se tu mi chiedi adesso, certamente a 51 anni non lo rifarei, però ai tempi ci stava tutto e in qualche modo siamo state un po' antesignane di quello che hanno fatto dopo. Non c'entravamo niente con l'arte della danza, del ballo. Sei sicuro che lo rifaresti? Maestro, no, ce l'abbiamo da nuovo, salutiamoci così, tanto siamo coetanee. Com'era? Proprio così. E si chiama Dada 1.